Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Shopping! Yeah. Shopping! Yeah. E finalmente! Dato di notte, rivenduto la stessa cosa! Finalmente video di acquisti! Evviva, con i saldi! Saldi, yeah. Saldi, saldi! Evviva! No vabbè, diciamo che loro se hanno visto il videovlog che abbiamo caricato lunedì, e casomai vi lasciamo il link insomma, tutti i nostri vestiti indossati abbiamo indossati nei camerini, diciamo è stato divertente, però insomma dal punto di vista dei saldi noi siamo rimasti un po' male, non so voi, ma noi ci aspettavamo di trovare più cose e non l'abbiamo trovato, ci siamo un po' accontentate di questi saldi che sono stati un po' farlocchi insomma. Sì, perché poi c'erano tutte cose vecchie di fuori moda, o comunque cose magari estive, le cose invernali, sì, o maglioncini, bravo, cose non c'erano, non c'era. Saldi oppure saldi del 20%, del 30%, che sono sti saldi? Almeno 50%, no? Scusa. Comunque noi qualcosa se ne abbiamo trovato. Stradivarius! Yeah! Da Stradivarius qualcosa abbiamo trovato? Sì, sì, da Stradivarius abbiamo trovato. Ho trovato un po' di cosine. Allora, io ho preso, ragazze, questa magliettina che l'abbiamo preso qua. Guarda, falla vedere anche tu. Ecco. Comunque qua, carina questa qua. Con i saldi pagata 7,95, quindi super affari, che mi fa ridere sta cosa che molto spesso quando mettiamo la foto degli shopping e delle cose ci dicono che noi spendiamo tanti soldi, cioè 7,95 siamo pezzenti, cioè se andiamo al mercato però te li abbiamo scelto proprio la maglia più economica di Stradivarius, ma poi rosa come la mia, rosa e grigia, però guardate è carina comunque, sì, è per una maglietta per dormire, per quando come per dormire, no, non è vero, io penso come pigiama, no? Ma davvero scherzo. Scherzo, no? Mi piace, carina, perché allora stretta. Vi spiego perché l'ho presa. È l'unica maglietta stretta da Stradivarius. Sono tutte maglie gigantesche. Che va sui jeans, carina. Poi magari sopra puoi metterci un cardigan, una cosa. Sì. E io l'ho presa anche così. Bianca e io invece l'ho presa anche nera. Ah, ah. Tanti colori l'abbiamo presa. Comunque si capisce che c'ha le costine, a costine, sì, sì, ragazze. Ok, così. È molto molto carina. È calda. C'ha questi puntinini. Sì, sì, è calda, è sottile ma comunque è calda. È della linea Basic. Questi sono i nostri scontrini, eccoli qua. Comunque già vi ho detto quanto abbiamo preso, S ed M. Sì, sì, taglie piccoline. Poi ho preso questa qua, che è una maglietta corta, un crop top. Oh, sapevo che sbagliavo. No, no, si dice così, però a me non piace. Ah, troppo. Crop top. Ah, l'avevo detto bene, sì, allora sì, vale. Comunque questo, prima che dietro è scollato così, l'ho pagato questo 4 euro, wow. Cioè niente, non ti piace? No. Ma dai, che l'ho comprato anche per la palestra, tipo anche questo, ma tutti maglioni. Ma che fanno? Tutte magliette? Sì, ricordi così. Che stai andato troppo top? Ti sei imbrogliato e ti hai preso due guai. Crap! Mamma, non guardare questo video, si è rotta la lampada. Questo sto vestitino, oh, questo è carino. Allora, sto vestitino vi dico quanto l'ho pagato. L'ho pagato, non c'è scritto. Comunque hai pagato 19 euro se non mi sbaglio, mi ricordo. Come puzza però. Devo lavare. Perché questo è di Capodanno. Capodanno, secondo me. Praticamente l'hanno messo in dei saldi. Secondo me qualcuno se l'è provato e pensava. Se l'ha messo come a Capodanno e poi l'ha andato a cambiare. Dici? Secondo me sì. Queste magagne che fanno, effettivamente c'è pure l'etichetta rotta col prezzo, è un regalo di Natale, una torta in prezzo che non fa sgamare il regalo. Io me lo so comprare se sto, solo devo lavare. Queste magagne. E vattene a cambiare pure tu. Non me lo vado a cambiare. Però ti stava bene, era carino. Però. Comunque così, è laminato, nero laminato. Pure questo l'hai fatto vedere molto, nei blog. Molto carino, passato. Sì, sì, sì. E anche per una serata, non per forza per Capodanno. Sto lanciando tutte le cose a te, non c'è regalo. E poi ho preso questo qua, questo è troppo carino. Ah, questo è bellissimo. Che cos'è questo qua? È vestitino per andare a mare a Ferragosto. Però io l'ho comprato coi saldi e l'ho pagato, l'ho pagato 17,90 invece di 30 euro, quindi l'ho pagato al 50%. Ed è molto carino. Sì, a Ferragosto. Perché è di jeans. Però io ho fatto a me non piace di comprare cose grandi prima affari. Del tempo. Piace comprare non cose sai fare gli affari, Nancy, guarda. Questo dice. Guarda, questo dice. Guarda, questo dice. 7,0 così corto. Qua c'ha la cerniera, c'ha una bella scollatura qua, molto molto carino.
Si può mettere anche d'estate, anche per uscire, non solo per andare a mare. Per andare a fare il peso. Non ti vale oggi. Io ho preso pure questa maglietta, guardate come è semplice, è bellissima. Te l'hanno conservata proprio a te. Guardate come è carina. Io l'ho preso per, l'ho presa per la palestra comunque, perché è larga, comoda. Mi piace, no, perché è bordeaux. Mi piace pure a me, molto bordeaux. Bella, bordeaux. Aspetta, dico il prezzo. 3,99. Yeah! Picchiale. Picchiale. 3,99. Fatta l'affare. Poi ho preso come il mio amato jeans nero scuro. Madonna, mi ha questi jeans ogni anno, se li compra neri, salvate, mi aiutate. Perché subito cedo, in realtà jeans Stradivarius non è che sono proprio un granché. Ogni anno me ne compro uno nuovo. Però costano poco, 19 euro. Li usa per, se li mette per andare al lavoro. Sì, mi piace, al lavoro, poi a vita alta. Mi piace, sono da Yamaha di... invece, io non vi posso mai dire che ho comprato. Hot. No vabbè, comunque basta, tutti a questi sexy. È una cosa intima, così poi qua dentro cosa c'è? La busta della spesa. Ah sì, questa è la busta di Decathlon. Ah, mandate, sì, anche Decathlon, che mi hanno dato la busta bianca, vabbè. Comunque mi ha dato la maglietta work it on it. L'ho pagata tipo 5 euro, intorno ai 5 euro. Ah, bella! Carina, sui leggings. E poi ho preso infatti anche leggings pagati 4,90 euro. Bella sta roba di Decathlon che sì, costa poco. Sì, questi li abbiamo comprati uguale. Sono dei semplicissimi leggings che per la palestra noi, dato che li cambiamo ogni giorno, vanno più che bene questi qua. C'è bisogno. Poi ho preso questa magliettina sopra i leggings, guardate come bellina, viola ovviamente. Ma no, ce l'hai uno uguale. Non mi sbaglio, ce l'hai uno uguale. Give everything. Dammi tutto. Magari tipo quando vado a fare la fina, datemi tutto. The Zenith, guarda The Zenith, ancora la busta di Natale. Ma io non ho comprato niente da The Zenith. Ma non mi ricordo, io ho preso queste calze. Allora, le calze autoreggenti. Poi ho preso. Sì, però no, sono un po' delle spiegazzate. E vabbè, non fa niente, sono delle canotterine, diciamo così. Molto carine perché hanno il merlettino, sono femminili però non sono insomma sexy. Costavano 2 per 15 euro. Infatti non si possono vedere le cose una sexy. Una bianca, no. Così ha deciso. Boh. E una nera. Ecco qua. Allora. Questa però è bella nera. Questa bella, è sexy, non la far vedere a loro. Ma la nera è più sexy. Poi Bershka, Nancy, ho preso anche da Bershka. Ah, pure tu. Ah, oh, Nancy, tutte hai preso. Pure tu. Ma ci siamo andate assieme negli stessi negozi. Comunque 9,90. Per 9,90 sta maglietta. Diciamo che questi acquisti sono stati fatti solo perché c'erano i saldi e dovevamo comprare qualcosa. Shopping compulsivo senza senso. E comprate da Bershka una maglietta bianca. Wow, che novità. Bellissima, costine. Allora la provo, dai, costine, no, sì. Meno male che ho comprato le canottierine un poco femminili. So, pensavano che era una nonnina. No, ti però sto ragazze, contagiando. Guarda, non avresti mai comprato una maglietta così semplice. Sai perché mi serviva? Da sotto a porte dei maglioncini che danno un po' fastidio, che prudono. Se magliettine io ne ho tante, le uso perché sono come da e quanto costa? Dici prezzo. 9 euro. Sono da picchiare. Io invece ho preso questa, sempre un'altra magliettina. Ah, questa è bella, carina. Non la ricordavo. Questa cupa roba non ce la ricordo. E 12 euro costa. Ah no, 12 anni. No. Dai, no, vabbè, qua. Qua da Zara, poi da Zara. No. Questa è Bershka, ma la confusione. Allora, questa è Bershka. Da Bershka 12 euro. Questa però devo dire la verità, non stava coi saldi, però l'ho presa comunque perché vabbè, 12 euro che costava solo 10 euro. Poi mi piaceva perché la stretta è corta, no? Guarda la cosa, qua è tipo a volta, ah, c'è la scollatura. Oh, si vede. Vabbè, ecco, guarda, si vede. Bella. Ragazze, si vedono tutte le cose, pollice in su. Siamo 10 pollici in su. A far vedere tutte le cose bene bene. Zara, dolce pulenta. Ma perché danno queste buste che sembrano le sacchette della spazzatura? Ma io non lo so, ragazzi, c'è proprio la busta della spazzatura. E mo ci stanno i saldi e costano poco. Normalmente costano 10 euro. Proprio la sacchetta della mezza. Uno spende tanti soldi da Zara e poi ti danno sta cosa dell'immondizia. Cioè, che uno vergogna. Io ho preso questa maglia che è molto molto carina. Questa è stata proprio una fregatura che ho avuto, perché veramente io l'ho pagata coi saldi. A me mi ha detto che questa non era coi saldi, perché invece di avere il bottoncino così ce l'aveva, sì, con perché l'ho presa come lei, che ero bianca. Mia.
Cioè, perché... i stessi bottoncini. No, guarda, il bottoncino è diverso, è uguale. Solo il bottoncino è diverso. Ah, sì, perché a me è un bottoncino. E costa 6 euro in più un bottoncino così, ma tu hai capito? Però è bellina perché è grigia. Sì, molto a me costava tipo 19 euro, non mi ricordo precisamente. Io ho pagato 26 euro. Non so perché mi sono alzata, vabbè, mi siedo boh. Siediti. Comunque, è proprio una maglietta semplicissima, però comunque ragazzi, questi acquisti sono stati un po' miseri. Non vi accontenteremo molto presto con un'altra missione. Sì, andremo, faremo tanto shopping. Sì, sì, sì. Dobbiamo comprare le scarpe. Non vi deluderemo. Sì, non vi deluderemo, compreremo tante cose. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti voi se avete trovato qualcosa con i saldi e se ci consigliate. Andare, bravo, consigliateci. Scarpe, tutti vogliono comprare il pacca. Consigliateci un po'. Però ho visto per esempio Decathlon non aveva bei saldi, ma anche Zara hanno cacciato in mezzo tante robe vecchie, quindi... Ma poi saldi del 20%, che saldi sono? Tristi. Meglio i saldi estivi. I saldi estivi sono molto meglio. Vi mandiamo un bacio grande. Mua!